I libri dovranno essere indirizzati naturalmente ai servizi sociali, ovvero sia disabili e anziani. È un atto ufficiale naturalmente dell'amministrazione. Grazie, tocca a Giovanni Migliore. Prego. Buonasera, allora il debito di 38 milioni giustamente è a 34 milioni perché è dato da 24 milioni che sono la differenza del disavanzo più 10 milioni che sono i debiti fuori bilancio. Si fa un errore grave nel momento in cui si parla del piano di riequilibrio e si parla che il piano del riequilibrio è nei 10 anni e si parla della decreto legge 35 che estende i debiti che non sono altro che i residui passivi che noi abbiamo nei confronti dei fornitori che si vengono ripartiti nell'arco dei 30 anni. La legge impone che dall'anno prossimo, quindi non nel 2012 ma nel 2013, ci sarà la rata. Abbiamo fatto il conto che su 40 milioni sono circa 1 milione e 800 mila euro che dobbiamo inserire nel bilancio dell'anno successivo. Per cui la manovra del piano di riequilibrio è un'altra cosa. La somma dovrà essere inserita lì. Per quanto riguarda i 40 milioni, giustamente si è da rispettare l'ordine cronologico e noi il punto di forza lo avremo sulle anticipazioni, cioè nel senso che questa differenza che si è determinata o si determinerà nel momento in cui verranno effettuati i pagamenti, perché nelle due tranche della Cassa Depositi e Prestiti sono una relativamente a quella di quest'anno, una a quella dell'anno prossimo, determinerà una maggiore anticipazione di cassa, quindi l'anticipazione di cassa si azzererà. Noi in questo momento abbiamo 8 milioni di anticipazione di cassa con 700 mila euro di interessi passivi. Queste saranno somme che noi potremmo recuperare e ci permetterà, mettendo le norme di salvaguardia per quanto riguarda l'Enel, di poter recuperare oltre 2 milioni di euro e questi ci permetteranno l'anno prossimo di avere l'anticipazione che ci permette di pagare tutti i dipendenti e i fornitori in modo preciso e più veloce, e questa operazione darà maggiore valenza a quelli che potranno essere gli investimenti per l'anno futuro. Grazie, tocca a Marisa Giunta. Buonasera. In realtà io credo che la situazione finanziaria vada inquadrata in una situazione complessiva che, come diceva il collega Migliore, tenga conto dell'anticipazione che va restituita nei 10 anni e di quella che va restituita nei 30 anni. Quindi complessivamente c'è una situazione di miglioramento sulla cassa che va verificata nei 30 anni e che produce secondo me due effetti. Il primo effetto sicuramente è quello di consentirci di poter ridurre la pressione fiscale rispetto alle entrate e nonché la possibilità da verificare di dilazionare i residui attivi nei confronti di coloro i quali si dimostreranno per esempio volenterosi di pagare per il 2012, per il 2013 rispetto alle pendenze passate. Cosa voglio dire? Se il Comune ha diritto per il tramite del decreto Monti o per l'approvazione